Un capibara bianco. Salve, sei un reietto? Sì, Shiki, salve. Ho sentito che parlavi di un capibara bianco. Oh, non era solo, ce ne sono molti. Pisco mi manda da coloro che sono stati emarginati. Sei un cacciatore? Ora sì, prima ero un contadino, ma quella vita non faceva per me. Mi sentivo in trappola, obbligato a vivere secondo doveri e aspettative della mia famiglia. Alla fine ho rinunciato e ho scelto la mia strada. E il responsabile sarebbe un capibara bianco? No, Ishiki, era un branco. Hanno devastato i miei campi di notte, calpestando tutto. Ma non li ho fermati, li ho solo guardati. Mi hanno dato un'idea, un intero branco di capibara bianchi. E se gli dessi la caccia? Se potessi dire addio per sempre ai campi? E l'hai fatto? Mai presa decisione migliore. Mio padre mi ha disconosciuto e ha dato la fattoria a mia sorella, ma va bene così. Ora sono un cacciatore. Mi chiamano Paimo il Bianco. Grazie per la storia interessante, Paimo. Grazie, Ishiki. Ishiki, vuoi sentire una storia? Me la raccontava sempre mia madre. Hachika su Juju! Hila Wichokshi! Hila Wich! Non ho abbastanza spazio. Dicono che sono... Salve, mi manda Pisco. Ah, davvero? Ti hanno esiliato per aver mentito? No, Ishiki. Sono stato esiliato per aver detto la verità. Ecco per cosa. Cos'è successo?
Dovrei negare di aver mai visto i profani? Se nessuno crede alla verità, non è mai successo. Quali profani? Si vestono di nero e hanno strane armi. Nascondono l'oro. Ho detto al culto dell'oro e dei profani e loro mi hanno esiliato per menzogne. Menzogne? L'oro era per loro. Un giorno l'ipocrisia del culto verrà alla luce. E adesso di che ti occupi? Ho perso tutto, Ishiki. Posizione, potere, reputazione. Perdendo tutto, ho finalmente capito. Non avevo scopo, né vocazione. E li hai trovati? Sì. Servo il futuro proteggendo il passato. La stirpe della regina Unuratu è la legittima sovrana di Paititi, non il culto di Kukulkan. Tutto ciò che vedo, che sento, che so, ora è al servizio della ribellione. Una nobile causa. Mando i miei alleati a rubare i carichi d'oro che i profani ogni tanto inviano. Non cambiano mai il punto di consegna. Pare che tu sia importante per la vita di molte persone. Grazie, è stato un piacere parlare con te. Sì, anche per me. Abbiamo visite, Rimac. Salve. Salve. Sei Lara, dico bene? Ti manda Pisco. Esatto. Io sono Moreka. Oggi è la seconda volta che sento fare il tuo nome, Lara. I cultisti parlano di te. Sei colei che ha dato inizio alla purificazione. Colei che ha trovato la chiave di Shashel. Già. Su col morale, bambina. La purificazione doveva avvenire. Bisogna decidere se proseguire o ricominciare da capo. Non è una decisione facile. Hai sentito, Rimac? Decidere il destino del mondo non è una cosa facile. La stimo molto. Hai proprio ragione, Lara. Se dipendesse dal culto di Kukulkan, ci offrirebbe schiavitù chiamando la protezione. Vero, Rimac? È di poche parole. Il culto è mosso dalla paura. Paura di cosa? Paura dell'esterno, paura del cambiamento. Ma quegli stessi pericoli sono anche dentro tutti noi. È la paura il nemico, non il cambiamento. Il cambiamento è l'unica costante. Ma sto divagando, Rimac. La signora vuole sicuramente comprare qualcosa per la sua ricerca.
Prego. Se dovesse servirti altro, torna a trovarmi.